sono molto contenta di aver fatto la tua conoscenza questa sera. Spesso ti seguo. No, non parlare di me. No, parliamo di te. Parliamo di me. Cosa ti ho detto? Allora, a parte la montagna di complimenti che mi hai fatto, che veramente mi lusingano e mi fanno stare, nonostante la mia giornata lavorativa, che è stata molto dura, sono riuscita comunque a conquistare la testa di una persona molto importante, anche cerebralmente, che io stimo da sempre. No, non parlare di me. No, non sto parlando di me, parlo di me. Io sono una transessuale, anche se magari spesso qualcuno non se ne accorge. Quando lavoro mi dicono dottoressa e io non so più cosa fare, perché magari sono in divisa e quindi magari penso di essere ancora il bambino che è nato in me. Invece no, sono tutta un'altra cosa, sono diventata una persona diversa. Non sono mai andata dal chirurgo ancora, ho un'età importante. Mi sono laureata e vorrei che la mia personalità uscisse dal cliché della transessuale che vive una vita fatiscente. Però io non ho la percezione di te come di una transessuale. Io ho una percezione dell'evidenza, diciamo, innanzitutto del tuo soma, che ha qualcosa di straordinario, che poi si traduce nella tua... Ma io devo spiegare alle persone che comunque ascoltano e guardano questo video che in realtà il fatto che io sia molto bella non deve per forza combaciare col fatto che io sia una donna biologica. E quindi si può essere bellissime anche essendo una transessuale. E essere una transessuale non è una cosa brutta, ma è una cosa di cui andare fiere al giorno d'oggi. Perché io sono una donna che comunque vive la vita da donna, si alza da donna e faccio un lavoro socialmente utile, aiuto molte persone e vorrei che il messaggio che passasse fosse un messaggio diverso, un cliché. Che noi viviamo dovrebbe essere cancellato completamente e dovrebbe invece nascere un'altra storia, che esistono persone che vivono la mia vita, che sono belle e che sono socialmente utili, che sono perfettamente integrate nella società attuale. Però tu sei anche molto desiderabile e questo è una sorta di plus valore, diciamo, che ti dà potere. Perché allora, l'uomo esatto, perché dice probabilmente mi piacerebbe allora ecco, se vogliamo entrare in questo discorso, io ho usato molto la mia fisicità, l'amore con questa donna. Sì, allora. No, e questo è potere, scusami. Sì, l'importante è non cadere però nel compromesso di fare l'amore con chiunque te lo chiede, perché non è possibile. No. Perché spesso le persone al giorno d'oggi associano una persona che vive la mia sessualità come una persona che è sessualmente libera con tutti, e non è così, perché è una mia morale, una mia etica. Oddio! Che non è la logica di cui parlavamo prima, ma è comunque una cosa, che io sono una cosa preziosa e il mio corpo è una cosa preziosa e la do soltanto a quelle persone che mi adorano, che mi amano, che mi stimano. Questo prescinde dal fatto che tu non sia una donna biologica, perdonami. No, non prescinde. Fidati che le persone spesso associano il fatto della transessualità o dell'omosessualità stessa. Associano il fatto che comunque tu sei una persona facilmente corruttibile a livello sessuale. Mentre tu sei, come Robespierre, incorruttibile. Io sono incorruttibile, io devo amare e se amo sono libera completamente, ma se non amo non ti darò mai niente. No, adesso sembra un discorso minaccioso, come se ti avessi chiesto qualcosa. No, assolutamente, assolutamente. Non mi hai chiesto niente, stiamo parlando di me, sto delineando il mio profilo e il mio carattere. Le persone che mi conoscono sanno che quello che sto dicendo è la verità. E poi niente, poi sono una persona che si diverte, che ama i complimenti, che ama essere corteggiata, che ama, come tutte le donne, che ama essere
seguita, amata e coccolata. Quanti complimenti ti ho fatto questa sera? Tanti, forse anche troppi, più del dovuto, ma va bene così, perché io non mi stanco mai di ascoltare i complimenti. Però questa è, diciamo così, è una forma di, come si dice, non orgoglio, civetteria. Certo. Tu devi trascendere la io civetteria. Non potrei mai vivere senza la civetteria, io sono una gran civetta. Sono la più grande civetta che c'è. E quando esco, spero che le persone che mi guardano. Volevo mostrarti a figura intera. Prova ad alzarti. Così va bene. Hola. Ciao. Ciao. Vi saluto a tutti e grazie.